anche il sindaco del dialogo, che però non voleva dire cedere a interessi di basso profilo, perché l'interesse pubblico doveva sempre prevalere. A volte mi coinvolgeva in sopralluoghi improbabili, disperati quasi, ma lui voleva essere certo che non ci fossero equivoci, che i termini del problema per il comune e per il cittadino fossero chiari, non ci dovevano essere ambiguità e quindi non potevamo, io ero all'urbanistica e all'edilizia con lui, non potevamo intravedere in un cittadino sempre uno speculatore, non perché non ci fossero gli speculatori, ci sono dappertutto, ma non voleva che noi cadessimo nell'equivoco di considerare un'istanza un atto potenzialmente speculativo. Anche questo mi sembra una capacità di guida da valutare positivamente. Lui non era in campagna elettorale, ma quello che gli interessava era la qualità dell'attenzione per le ragioni altrui. Era popolare, non solo era popolare, era amato. Beh, perché popolare, con i mezzi di comunicazione di massa, si fa la svelta a diventare. Non voglio fare riferimenti nazionali, ma era amato, sinceramente amato. Qualcuno dei suoi lo accusava di populismo, di personalismo, ma sbagliava la valutazione. Il fatto è che i piacentini, anche quelli che non l'avevano votato, si riconoscevano in lui, si sentivano rappresentati comunque da lui, nelle ragioni che sosteneva, perché sapevano che era un sindaco non disposto ad imporre le proprie ragioni, se non prima di aver ascoltato e valutato le loro. E questa è una grande soddisfazione per un comune cittadino, essere preso in considerazione seriamente. Lui era un gran lavoratore e andava in comune in pullman, abitava in via Bonora, quindi più o meno vicino al centro, ma gli piaceva farsi vedere, salire in pullman e recarsi in municipio, come diceva lui, e magari pagare anche il biglietto perché non voleva che si pensasse male. Però quando, pur essendo un gran lavoratore, quando parlava di noi, diceva che eravamo come dei nuotatori che, impegnati in una gara, devono far uscire la testa dall'acqua per poter respirare e proseguire con più forza nel percorso. Quindi c'erano i momenti in cui bisognava tirare sulla testa, respirare e poi riprendere a lavorare. Un'altra affermazione che sul momento non capivo, poi avevo una testa un po' barricadiera io a quell'epoca lì, e diceva: guarda che l'intelligenza non è una dote fondamentale. Io, ma come, qui c'è la celebrazione dell'intelligenza dappertutto? No, perché diceva: comunque, anche chi è scarsamente intelligente, prima o poi le cose le capisce, ci arriva dopo, ma le capisce. Sono altre le doti importanti che vanno apprezzate: la coerenza, l'altruismo, il coraggio morale, la buona fede. E se vi ricordate, un altro inciso, la canzone di De Gregori, quando dice: non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. E lui, un po' prima di De Gregori,
senza metterla in musica, aveva questa concezione. Un'altra cosa importante di Felice è che lui rifiutava di far emergere le qualità della propria amministrazione in contrapposizione ai ritardi o ai limiti veri o presunti delle precedenti amministrazioni. Lui diceva che dovevamo brillare di luce nostra, e quando ci fu una furibonda polemica sugli oneri di urbanizzazione in un quartiere cittadino che era stata decisa da una precedente amministrazione, lui approfondì l'argomento e evitò qualsiasi polemica, e anzi era infastidito dal dover spiegare in pubbliche assemblee che l'operato della precedente amministrazione non era strumentalizzabile. Lui non ha voluto cavalcare e non lo faceva mai. Lui voleva che emergessero le proprie qualità, e non perché c'era chi prima di lui e si potesse pensare fosse andato peggio. Fu anche il sindaco della partecipazione che coniugava in modo aperto, non limitato alle sedi istituzionali, e ricercava invece le occasioni per incontri in tutte le possibili sedi, nelle fabbriche, nelle parrocchie, nelle cooperative, nei circoli sportivi, coi comitati spontanei, ovunque ci fosse una possibilità di dialogo e di ascolto. Lui voleva esserci e volle condividere dall'inizio alla fine tutta la vertenza Arbor, che qui da sola meriterebbe un convegno, condividere con i lavoratori e con i sindacati, intervenendo in varie assemblee, facendo l'oggetto di un consiglio comunale ufficiale e passando con i lavoratori una fine anno nella mensa aziendale.